Ben ritrovati a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di progettazione interattiva con Xtrend Io sono il geometra Mario Stringaro e oggi, come tutte le puntate intrasettimanali all'interno della settimana ci troviamo a progettare uno degli elementi richiesti da voi Ricordo che Corrado Sinnone, uno dei nostri affezionati spettatori, ha chiesto, tempo addietro ormai di andare con la progettazione di un complesso di villette e naturalmente, come è solito per il nostro canale, abbiamo progettato interattivamente assieme a voi le varie villette, assegnandole di volta in volta a chi era attivo, chi mi stava guardando. E quindi siamo arrivati a questo che vedete in questo momento. Questa villetta l'avevamo assegnata a Curia che ormai per motivi di altre live per cui hanno per lei la priorità non siamo riusciti a portare avanti. Abbiamo completato quella di Dolce Armonia, abbiamo iniziato quella di Vicio e Azzurra che come al solito si trovano a portare avanti la loro diretta e quindi riescono a raggiungerci solo quando chiudono la loro. In genere intorno alle, di, alle 18 e abbiamo cominciato quella di cube e anche lui aspettiamo che si rifaccia vivo da un momento all'altro visto che in questo momento non abbiamo al nostro seguito vicio e azzurra e che tutto il resto l'abbiamo finito direi di continuare con qualcosa che avevamo già iniziato e di portarlo quindi avanti loro ci avevano chiesto una Villetta in stile orientale, avevamo cominciato con la scala. Stavamo andando avanti con uh, il salotto, da cui avevamo creato anche un sistema che ricordasse proprio le, le pareti a scorrimento che si utilizzavano nelle abitazioni orientali antiche, eh, che quindi erano un'impannellatura in legno con un telo a sostenerli e a ripararli dalle intemperie. Quindi continueremo con il loro salotto fino a che non riusciremo ad avere uh, la loro presenza. Nel frattempo do il bentornata e il ben ritrovata a Dolce Armonia, che è sempre presente in tutte le dirette ed è sempre precisissima, sempre puntuale cosa che ci fa un grandissimo, grandissimo piacere, e iniziamo nel vivo della nostra diretta a progettare il salotto di Azzurra e di Vincenzo. Allora, andiamo al piano terra, E andiamo subito a posizionare un modello generico che chiameremo. Vediamo come lo potremmo realizzare. Allora. Mm. Piacere tutto mio, so quanto adoro le tue live, lo so e ti, ti ringrazio tanto per questo. Che comunque avere una persona fissa almeno un pochettino, da vita alle dirette, perché altrimenti, per esempio, in questo momento dovrei stare io da solo a progettare in silenzio. Insomma, non è che sarà proprio il massimo. Casino, casino mi sembra un, un termine assolutamente inappropriato. Non so come la vedi tu, ma casino proprio. Io sto andando un po' a naso, cioè sto cercando di creare un modello per l'appunto orientale, però non ho proprio un'idea di base, quindi... Allora, solo perché mi contengo, beh finora a me pare molto bello quello che, sta, quello che hai fatto nella loro villetta. Guarda, io non credo che ci sia bisogno che ti contieni, se hai voglia di parlare, di dire qualcosa, eh, sentiti completamente libera di fare quello che meglio ti senti, cioè libera completamente. Vediamo al momento, mi sento abbandonata da Corrado, eh sì, anche io. Anche io. Appena becco lo scoloto scoloro ah ok Mi stava mettendo in difficoltà con lo scoloto Ok Ma gli chiedo tanto se gli chiedo di mettere questi elementi qua sopra. Ok, guarda che bellezza! Li voglio vedere sopra la superficie. Quindi adesso credo che vadano bene. Li alzo un pochettino, magari li associo a questa superficie e la blocco. Ok, adesso vado a modifica estrusione. Sì, oggi ho due mani sinistre. Faccio una maniera di errori di battitura. Può succedere. Pensa che certe volte a me succede mentre sto scrivendo roba importante di qualche lavoro, cosa del genere. Allora, se questo è 50 centimetri. 75, 75, 150. Ecco, quello è più problematico, ma se sono errori di battitura si vede, il problema è quando ti mandano documenti con gli errori di grammatica. Beh, sinceramente quando sono documenti importanti è meglio che gli errori non ci siano proprio. Certo, adesso c'è la comodità degli strumenti di Office, anche quello libero, OpenOffice, che comunque vai a fare il controllo grammaticale e ti dovrebbe rimuovere un po' tutti gli errori. Possono trovarsi e quello comunque dà una certa comodità. Però effettivamente sarebbe molto molto meglio per un qualsiasi tecnico, libero professionista, che determinate cose si... si sia in grado comunque di evitarle senza l'aiuto di organi esterni. Sono un tantino paranoica. Prima di inviare un documento lo rileggo tipo tre volte per essere sicura. Oh, benvenuto Marco Tiberi. Benvenuto, grazie del follow. Comunque l'essere paranoico quando si... Um... Buon pomeriggio, eh, Le. Scusa il ritardo, cosa mi sono perso? Eh, stavolta il ritardo è un pochettino ritardoso. Infatti, ti sei perso innanzitutto tutto il solito discorso del, um, dell'introduzione, e, e abbiamo anche cominciato, come puoi vedere, con la modellazione. Ti sei perso anche il follow di Marco Tiberi. Che ancora non l'abbiamo vista in chat. L'abbiamo già ringraziato per il follow. Le abbiamo dato il, ben ben, il benvenuto. Allora. Ah, quello l'hai beccato giusto, giusto, ok. Extrand, io gli fa ripagare pegno per questo ritardo. E come glielo facciamo a pagare pegno? Che adesso si abbona al canale? Ah sì, magari, perché no? Non fossi venuto mi stava bene. Perché pensi che il, il ritardo non. Eh, non meriti questo genere di, di richieste? Allora, giusto per guardarvi su quello che sto facendo. Sto creando il mobile in stile orientale per uh, Vincenzo e Azzurra. Sto creando questo modello così, diciamo, su due piedi. Non è che avessi uh, delle idee pregresse che stavo mettendo uh, in, uh, in pratica. Uh, per questo, allora, che cosa sto facendo? Eh, innanzitutto ho dato una forma alla parete attrezzata ok uh, ho intenzione di mettere qui dentro la televisione così come abbiamo detto la volta scorsa in pratica i cristalli liquidi della televisione cioè quello che vediamo quando è acceso sono su una base vetrata il che significa che quando sta spendo quindi i cristalli sono inattivi noi vediamo una superficie trasparente e dietro c'è un pannello che dovrebbe ricordare quando è spento un quadro. Quindi loro a televisione spenta vedranno questo quadro, credo, a questo punto in stile orientale, un quadro di tipo cinese, qualcosa del genere. Dai, ok, questa stavolta lo perdoniamo. Però se la prossima volta ritardi, te ne vieni tutto tranquillo. Ciao, scusa il ritardo che mi sono perso. Abbonamento al canale. Così almeno Troviamo un modo per non farti fare più tardi. Ok. Ok, se sono in ritardo, non mi farò neanche vedere. Ah, in quel caso, dato che ci sono tre tipi di abbonamento: se non ti fai nemmeno vedere, la prossima volta che ti vediamo, abbonamento da 10 euro. Se non ti fai vedere più, vengo a casa tua oppure mi faccio venire Kaido a casa tua con una mazza e fai direttamente l'abbonamento da 20 euro. Scegli tu. se non porti la giustificazione scritta, la volta dopo ti tocca l'abbonamento lo stesso. Eh sì, sì, sì. Sì. Stavo scrivendo l'offset dalla parte sbagliata. Ti avviso, e forse te l'ho già detto, dal 22. Sì, lo sapevamo, dai, stavamo scherzando. Ragazzi, io adesso sto facendo le ante perché in pratica tutto questo mobile che ho creato sono degli stipi sostanzialmente ecco qua Vincenzo giusto giusto ma avete staccato prima avevate detto le 18 comunque sono in piena realizzazione Dolce Armonia, eccolo là. Ciao Vincenzo. Vincenzo che saluta Dolce Armonia. Guarda anche Nico. Ciao Nico. Benvenuto. È la prima volta che viene Nico qui. Si abbiamo staccato prima per colpa del caldo, comunque sto realizzando il, il vostro mh, soggiorno. Adesso vi faccio vedere termino questo modello. Così vedete subito quello che ho fatto. No, io ero passato, ma purtroppo non posso fermarmi mai molto perché non ci troviamo con gli orari. Ah, ok. E ce l'avevi già il follow, Nico? Il follow l'avevo messo, ok. Una volta ho seguito un pezzo senza scrivere. Ah vabbè, quello non è... Non è un problema. Me sento un secondo, è arrivata una cliente rompiscatole. Ok, ci trovi qua mh, quando torni. Uh, no, non è una libreria, è il salone, il soggiorno di, di Vincenzo e Azzurra. Loro in pratica mi hanno chiesto di fare una, mh, una villetta in stile orientale. Infatti vedi l'ingresso, insomma una roba particolare. Qui voglio farci uno stagnetto artificiale, proprio come quelli... Uh, appunto giapponesi, diciamo su quello stile là, ho fatto uh, il modello del, del muro, questa specie di intelaiatura qua. Uh, che è sulla base proprio de de delle murature, quelle del, dell'età imperiale in Giappone, cioè in pratica quelle che si aprivano e chiudevano a scorrimento e avevano il telaio appunto eh, incorniciato in questa mh, cornice di legno e ovviamente essendo, co essendo comunque una roba in stile orientale però con le comodità e la tecnologia occidentale stavo creando questo mobile sostanzialmente, questo tipo di, uh, di elemento che doveva adesso faccio vedere a tutti anche a loro Guarda, questa cornice qua che vedono è sulla base de, appunto dei soggiorni giapponesi dove loro mettono uh, su un sistema di mensole gli antenati, genitori soprattutto, a cui loro danno una devozione incredibile, uh, una preghiera che è di buon auspicio per la casa. E poi vari incensi, robe di questo genere. Ovviamente loro qui possono metterci quello che vogliono. Però questo riquadro, sempre sulla base di quella cultura che ho appena spiegato, dovrebbe funzionare a questa maniera. Io qui ci metto una televisione. Una televisione di quelle che sono quei cristalli liquidi montati su una base di, di vetro trasparente. Ciò significa che quando sta accesa, tu vedi il, il programma che hai impostato, quello che stai guardando. Quando ce l'hai spenta, sembra un quadro, o un poster, o un qualcosa di questo genere. E gliela posiziono qua a muro. Poi loro qua ci mettono quello che vogliono. Poi, per sfruttare questo spazio qui, che ho progettato. Sì, ma mh, è una cosa che fanno loro in Oriente, in Giappone. Loro poi lo fanno come vogliono, se vogliono utilizzare un incenso, se vogliono mettere sopra mobili, se vogliono mettere quello che vogliono. Per utilizzare questo spazio lo stavo facendo a Dante, ok? E quindi in pratica possono mettere e conservare quello che vogliono, insomma, hanno abbastanza spazio. Qua stavo avendo un pochettino di difficoltà perché ovviamente si trova a raccordarsi con l'altro pezzo su questo lato. Tenendo conto che volevo farli. Ciao, bella scella! Volevo farli aprire a vasistas, cioè praticamente verticalmente. Queste sono ante normali, quindi si aprono verso l'esterno. Però queste si aprono verso l'alto, comprese queste. Il che vuol dire che devo vedere di fare in modo che questa qui, con quella che verrà su questo lato, non vada a cozzare. Credo che per risolvere questa cosa posso spostarmi indietro di 20 cm. Hai sentito tutto il discorso, Bella scella? Cioè, ti, ti piace come idea. No, no, non vengono più pratiche con l'apertura verso il basso, perché è vero che sono basse. Però, se tu fai l'apertura verso il basso, devi fare attenzione poi che il peso non gravi sull'apertura. Comunque sono quelle a pressione, cioè loro non utilizzano uh, maniglie. Adesso facciamo l'apertura anche su questo lato. E a Vincenzo invece? Sta piacendo? Questo lo associamo su questo piano. Ok. Quindi. Ah, ok. No, pensavo. Dato che prima ha risposto dal, dal suo. Pensavo che stesse con uh, i due diversi account. Allora, vediamo. Questo quanto l'abbiamo fatto. Vabbè, facciamone cinque qui. Uno, due, tre, quattro, cinque Ok Stiamo ancora insieme in stanza Ma ti guardo dal suo pc Ok, non c'è problema Alla fine chi ha vinto al giochino? Azenus, ok. Ah ragazzi, avete visto che ho ottenuto l'affiliazione con Twitch? C'è possibilità di abbonarsi al canale adesso, di fare il tifo, di fare la sottoscrizione? ce n'è solo uno, non dovrebbero essere un paio? Ok. 002 questo è pure 002, quindi possiamo semplicemente svincolare e andarlo a posizionare. Ecco fatto. Ok. Tra poco scendiamo. In che senso scendiamo? Cioè, andate via? Andiamo a fare una passeggiata. Comunque ci piace molto fino ad ora la casa. Ok, e dunque... Allora io in pratica ho necessità di sapere come dovrei procedere. In pratica. ok questo non ci entra beh considera che in una in una casa di stile giapponese questi elementi che, che state nominando sono praticamente onnipresenti giardino qui a parte questo che comunque con la vostra progetta progettazione personale non c'entra niente a parte quindi il parchetto voi di giardino avreste semplicemente questo elemento qua quindi almeno che non mi invento qualcosa da rigenerare all'interno della vostra casa non avreste molto cioè lo stagno che viene qui sicuramente avrà qualcosa di a verde insomma di naturale qualche pianta qualcosa e sicuramente ci sono anche molte piante all'interno di In una casa orientale ci sono molte piante uh, ok quel giardinetto quindi quello dello stagno ok però a parte quello non dovrebbe esserci molto. Io adesso volevo passare alla creazione della cucina, da mettere immagino in quest'angolo, e visto che ci siamo creerei anche pavimento. Avete visto poi il drago? Il draghetto? Non so cosa... Ah, vabbè, ok. Avevo già letto. Ok, creiamo un nuovo materiale, rinomina ottone, componenti, metallo, ottone lucidato. Sì, comunque stai procedendo benissimo. La casa è come l'avevo immaginata fino ad ora. El, noi andiamo in giro. Buona continuazione dalla prossima live da noi. Forse riprendiamo il disegno dell'aviatrice, in caso ci becchiamo lì. Ciao anche a tutta la chat. Ok, divertitevi ragazzi. Va bene, ora però problematica, dobbiamo vedere di andare avanti da soli. Ecco, bentornata, Dolce Armonia. Ciao, a presto. Ok. Sto associando tutti i muri ai pavimenti. Questo perché è più alto? Ok, allora facciamo così, io creo adesso una sezione, vado a vista, sezione, creo una sezione da questo punto a questo punto, la ruoto in quest'altro lato e andiamo a sistemare una volta per tutte questa apertura. Allora, dal suolo loro avranno 2,40 m. Ok, La, il varco proverò a farglielo 2.10, quindi scendo di 30 cm, che poi, essendo l'altezza di una porta, non avranno problemi a utilizzarlo in quel senso. Ora, abbasso di 30 cm anche questo. E gli associo questo qui, che non scende. Bellissimo. Ok, così dovrebbe andare bene. Allora, andiamo al piano primo. Crea simile. Come al solito, qua muri di vario genere. Mi sono perso qualcosa di interessante. Devo picchiare il cliente quando torno la prossima volta, probabile. Comunque, qui no. Allora, diciamo che al momento sto cercando di risolvere i soliti problemi che si incontrano quando si cominciano a fare ehm, raccordi tra muri e e pavimenti, succede sempre così. E stiamo risolvendo queste cose. Poi abbiamo avuto anche un problemino con l'ingresso qua che <coughs> credo di aver risolto. E adesso credo che posso chiudere l'involucro sugli altri lati perché comunque essendo un uh un perimetro già definito gli scavo la fossa Ah certo Ok, deve aver chiuso tutto Andiamo a vedere. Ok. Perfetto, torniamo al piano terra e adesso dovremo cominciare a pensare ad una cucina. Come la potremmo fare? Vediamo. Vediamo, allora innanzitutto vorrei che fosse ad angolo, qui. Dobbiamo anche vedere di arredare in qualche modo l'ingresso. Ok, credo che... Credo che potremmo iniziare da subito. Però sto notando una cosa. Nelle due cucine che ho fatto finora, non ho pensato al frigo. Non avete un frigorifero. Meno male che ce ne siamo accorti. Ok, allora componente, carica famiglia, libreria attrezzature speciali elementi cucina dovrebbe essere no apparecchiature domestiche eccolo qua uno qui e uno Faremo speso ogni giorno. Beh, per quanto trovi interessante la tua idea per, per raggirare il problema di non avere il frigorifero, credo che comunque vada inserito. Ecco fatto. Almeno sta cosettina l'abbiamo risolta. Ora cercherò di risolvere anche. allineamento multiplo vediamo se abbiamo qualche sezione utile eccolo qua Perfetto. E adesso andiamo a vedere anche dall'altra parte quella ipotetica di, Q, di Curia che non sappiamo a chi andrà in definitiva perché Curia non si vede più. Ok, abbiamo risolto anche questo piccolo problemino. Eccoci qua. Torniamo al piano terra. Non il 3D però. Eccoci qua. Mettiamo subito il congelatore qui, poi penso cassettiera, porta doppia con lavandino, porta singola, altra sezione. Per fornelli e forno poi curva elemento in porta doppia e cassettiera Quindi abbiamo detto componente, qui l'abbiamo messa una cassettiera, non mi ricordo, non mi pare di no. Componente, carica famiglia, arredi fissi, armadietti di base, eccola qua. Da 60 però. Dovrebbe stare già, ecco qua da 60. 0.002 Poi porta doppia con lavandino grande però da 90 0.002 componente carica famiglia <coughs> mettiamo un'altra cassettiera direttamente senza che facciamo cose strane ecco qua componente porta doppia da un 0.002 Corrado sei silenzioso che stai a fa Gabolo Non so che cos'è ok l'elemento ad angolo lo spostiamo 0.002 indietro e poi associamo tutto alla superficie del muro eccoci qua base porta doppia normale unità torre forno Penso, ragiono, e gabolo che è un'espressione è un che si usa dalle parti tue. Perché, sinceramente, gabolo non ho mai sentito. E su che cosa pensi e ragioni? Ah, quindi è una... un modo di dire dalle parti tue. Va bene. Per esempio io avrei voluto chiedergli se volevano l'isola, se volevano la penisola. Non ci sono però. Allora abbiamo la penisola da dolce armonia. Abbiamo l'isola da Curia al senso della vita. Siamo soli nell'universo, c'è visto dopo la morte. Cioè, e noi mentre stiamo facendo progettazione, a te vengono in mente tutte queste cose. Mentre stiamo facendo progettazione, quindi, se in pratica vai a fare un, uh, un pellegrinaggio. Da qualche parte, in qualche, porto, in qualche posto sperduto, che cosa, che cosa fai? Raggiungi la pienezza interiore. Va bene, dai. Le tue uscite filosofiche. Allora, redifissi armadi Due ante con vetro e un anta con vetro, quindi per comodità facciamo in vetro. Modifica tipo duplica. 900 zero nove diamo l'ok okay. duplica di nuovo 1200 E lo mettiamo qui. Li associamo. Stessa cosa anche questo. Okay. Per fortuna erano già allineati. Ok, dovremmo esserci. Andiamo a vedere 3D piano terra. Perfetto. Qua sopra in realtà dovrebbe andare la K. Ok, come al solito, ecco fatto. Adesso carichiamo anche, salviamo il progetto carica famiglia arredo no arredi fissi armadi pensile un'anta con vetro Andiamo piano terra da 60 adesso allineiamo tutto e in questo modo con gli oggetti ben allineati possiamo utilizzare il comando copia da qui a qui ecco fatto E ci manca solo l'elemento angolare che credo possiamo copiare da qui. Vabbè, questo è un po' particolare. Copiamolo comunque. Allora, copiamo, cioè facciamo specchia senza copiare così, lo associamo al vertice e lo adattiamo. Al nostro modello. Ok. Quindi possiamo prendere tutto questo elemento e copiarlo sin qui. Vediamo, queste due Ecco fatto. Ed ecco fatto. E manca solo la K qua sopra. Che ne dite voi in chat? Come vi sembra? Stupenda. Io invece sarei tentato di fare una prova diversa. Vediamo un po'. Allora. Queste vasi stas che si aprono verso l'alto, componente modello locale, arredi fissi, estrusione imposta, seleziono un piano, questo qui Ok, dovremmo esserci su quasi tutto. Ok. Fammi capire, ma questo è più basso? Pare proprio di sì. Va bene, credo che devo alzare a questo livello. Ok, e ne faccio una copia. Ok, dovrebbe essere andato. No, non è andato proprio niente. Ok, ora sì. Perfetto. Ora, come la vogliamo fare questa benedetta K? Qualcuno ha qualche idea? È un po' morta la chat oggi. Vieni, non si è visto. Dicevo: è azzurra. Se ne sono andati a fare la passeggiata. Va bene. Risposta in chat zero. Quindi, come la facciamo sta K considerando che. Io non ne ho la più ballo da idea. Vediamo un po'. Chiudo tutto tranne questo qua salvo. Forse potrei prendere spunto. Ok, vediamo un po'. Forse forse arriva Kaido. Eh sì, penso che non lo so, Dolce Armonia magari è andata dal cliente non lo so io a me segna due persone che stanno guardando però magari lei si è assentata comunque Ah, non tu ma l'account, è vero. <coughs> è vero. Va bene. Vediamo se... Libreria, biblioteca, vediamo se la possiamo estrapolare da qualche parte. Qui ci sono diverse cucine. Uh, dipende. Allora, è vero che siamo soltanto io e te. Quindi possiamo parlare sostanzialmente di quello che vogliamo. Però poi, uh, questo, questa live io la esporto su YouTube. Quindi diciamo vorrei che rimanessimo in uh, tema di... di quello che stiamo facendo, insomma, cioè nel senso che non andiamo off topic. Intanto dimmi che cosa vorresti di, di cosa vorresti parlare o chiedermi? Bellissimo sto frigorifero però. Tu pensi che qualcuno segua un video del dolore e fischia? Lo posso solo sperare. Material range canopi Ok Hot, Starcraft 2, eccetera Guarda, io vorrei riservare quei... Quei discorsi per quando facciamo la domenica Vediamo come posso incidere su questo 1.48 e 28 12 e 13. 12 e 13, vediamo se togliamo 12 e 13 da qui ok, eh però ma ho fatto veramente una modifica di di tutto modifica famiglia Okay. Sì, sí, sogni. Modello locale, arredi fissi, K, viccio, azzurra, estrusione. Ok. ma non è proprio centrale allora questo modello lo mettiamo precisamente al centro intanto Vediamo, dovrebbe essere più o meno qua. Ora stavamo creando quel cosettino, filtra, modelli generici. Ah, questi sono modelli generici. Ok. Andiamo da sopra. Modifica, questo fino qua, e questo fin qua. Ok. Adesso associamo la parte inferiore a questo punto. Ok, e questo viene leggermente su. 0.02.

Purtroppo abito vicino a una chiesa e quindi si sentono le campane. Poi effettivamente dici un po' di vita, effettivamente, cioè siamo un po' Il vetro colorato. Allora wireframe li alzo in altezza diciamo all'incirca a 30 cm prendo il lato e lo faccio arrivare sino alla cappa poi entrambi di nuovo a 30 cm forse tanto O se non possiamo fare direttamente così. E l'associamo al piano in modo da chiudere sopra. Ecco fatto. Termina. Pensa a me che abito tra due chiese con una fermata del bus davanti alla mia finestra. Sai che ti avevamo persa? Cioè prima? Ci sono state delle interazioni all'interno della chat e, e tu non hai interagito per niente, quindi abbiamo detto ciao abbandonati. Ci ho stati abbandonati da dolce armonia. Ok, queste due modifichiamo. E occludiamo su questo lato. Questo possiamo togliere pure. Mm. E eh, lo so, <coughs> oggi casa mia era trafficata. Mi dispiace ma pensa da me fa più rumore il silenzio che l'atomica. Il silenzio è bello, sino sì, a un certo punto. Ecco qua, ora ci siamo. E eh, stessa cosa. Facciamo qui. Ecco fatto. Che ve ne pare? Hai visto? E eh, metti roba per cucinare, spezie varie, le prendi da qua sopra. Ok, ci rimangono una decina di minuti che possiamo fare cub non si vede più curia ormai lo sappiamo gente nuova non si vede nemmeno quindi Penso che andiamo in riassegnazione. Uh, voglio cogliere l'occasione, ormai voi dovreste già saperlo, visto che ci siete più o meno sempre. Che avete l'opportunità di riscattare gli Xtrand Bricks. I punti che ottenete quando guardate la live Giusto per fare um, un, un ricavi, diciamo Corrado Sinnone ne ha 135 E Dolce Armonia ne ha 178 In pratica... Se arrivate a 200 Se arrivate a 200, uh, dovreste essere in grado di riscattare l'assegnazione anche qualora avete già avuto un'assegnazione di qualche tipo. Considerate anche che come Uh, dice il bot quando spamma Se voi fate qualcosa come... Vabbè, giusto per dirlo, eh Non voglio incitarvi a farlo Ne ho 90 scarsi No, io a qua mi risulta 135 Comunque dicevo, se voi fate donazioni Se fate l'abbonamento se fate il tifo, quindi praticamente dove dice ottieni bit, vi dà dei punti in automatico. Poi ho creato il comando dammi punti. Infatti ogni tanto il bot spamma, dice utilizza il comando ottieni punti per eh, ottenere roba. Ora non ho ancora deciso esattamente... Cosa. Quindi in pratica il comando dammi punti se proviamo non funziona. Come potete vedere non reagisce quando invece questo dovrebbe funzionare. Ecco qua. 5.42 anche se insomma... Ok, allora, dato che avevo già fatto gli Extend Bricks su un altro, su sul Nightbot, Streamlab e Nightbot praticamente stanno utilizzando due diversi Extend Bricks. Al massimo potrei spostare quelli che avete sul Nightbot direttamente su quello di Streamlabs, in modo che cliccando Bricks vi esce il, il quantitativo esatto. Magari dopo mi metto a fare questo lavoretto qui. Comunque, il, il punto è questo, cioè volevo provare Bricks per farvi vedere che non è che mh, non funzionavano i comandi. Cioè i comandi funzionano, però dammi punti non è ancora pronto. In pratica io vorrei fare questa cosa. Utilizzando il comando dammi punti, vi dovrebbe dare una serie di um, comandi attivi, insomma, che vi spiega uh, una serie di obiettivi. Ok? Vi faccio un esempio. Se voi invitate un vostro amico conoscente a iscriversi al canale a fare il follow in pratica e me lo notificate, otterreste dei punti gratuitamente. Ah, faccio un esempio: non so adesso quanti punti dare per queste cose qua. Però vi iscri iscrivete, cioè, nel senso, fate iscrivere il, il vostro amico. E vi potrei dare dico un numero a caso 20 punti quindi in pratica, uh, dolce armonia che ne ha quasi 180. Arriverebbe vicinissima a poter uh, riscattare il suo il suo premio ne ha 178. Basta che ne fa altri due. Altri due punti e con il bonus di 20 invitando qualcuno ad iscriversi riceverebbe questo bonus. Uh, adesso non so esattamente come gestirlo, ovviamente voi mi potreste anche aiutare dicendo in chat guarda potresti mettere questo obiettivo, potresti mettere quest'altro. Sì, ma fai facile due punti. 20 sono parecchi. Considerate che ottenete un punto ogni 5 minuti di live. Il che significa che in un'ora sono 12 punti. Facciamo due ore a puntata. Sono 24 punti al giorno. Streamiamo tre volte a settimana. 24 per 3 sono 12 e uh, 72. Fate 72 punti a settimana. Il che vuol dire che vi serve un mese e qualcosa per arrivare a 200 punti. Un mese e mezzo quasi. In un mese e mezzo voi riuscite a, a riscattare un'assegnazione. Invece uh, completando questi obiettivi dovreste essere molto più in grado di portare a termine questi... di, di, di ottenere questi punti. Considerate anche, ve lo ripeto, che facendo la, mm, gli abbonamenti, ottenendo i bits e quindi facendo il tifo, Facendo donazioni si ottengono dei punti aggiuntivi, però stiamo parlando di roba che vi costa soldini. E non vorrei, diciamo, buttarvi in quella direzione perché, comunque, insomma, non è che scendono dal cielo. Um, quindi l'unica sarebbe portare a termine questi obiettivi e ottenere questi punti gratuitamente. Ora io ho già creato il, uh, il bot che mi spamma, utilizzate il comando dammi punti per vedere co cosa potete fare per ottenere questi punti aggiuntivi. Anche se il comando dammi punti, come abbiamo visto prima, non funziona ancora. Cercherò appena un pochettino di tempo di farmi un, uh, uno specchietto, un quadretto di quali possono essere questi obiettivi di portarli a termine e di creare questa piccola cosa aggiuntiva. Tenete conto che stavo pensando anche eh, di, di aggiungere dei piccoli minigiochi, anche per riavvivare un pochettino la, la chat, dei minigiochi che mette a disposizione Streamlab. Streamlab mette dei minigiochi come un assalto al boss, eh, delle sfide che potete fare tra di voi, tipo Corrado scrive Sfida dolce armonia. Dolce armonia, se dice uh, sfida anche e accetta, il, il computer fa una sorta di lancio del dado a due facce, assegnando uno a chi ha lanciato la sfida e due a chi l'ha accettata. Chi vince sottrae dei punti all'altro. Questo lo volevo fare un pochettino poco perché mi sembra giusto. Non mi sembra giusto, sottolineo. Che è uno che ha visto. Poco, mettendosi ad affrontare tutti gli altri. Spammo eh, sfide a destra e a manca. E, sottra e sottrago punti agli altri. La volevo fare poco. Però. Invece l'assalto al boss. Che ci sta proprio. Un, uh, un tempo di respawn. Mi sembrava una cosa più carina. Anche perché vi. Vi tiene un pochettino impegnati e potrebbe ravvivare un pochettino la chat Quindi insomma devo vedere un po' di risolvere queste, poche... queste cosettine per uh, dare un po' di, di vita non solo alla chat ma alle, alle dirette in genere Comunque vi, vi invito ad avere un pochettino, a guardare con un minimo di attenzione e di interesse il discorso del dammi punti E delle cose che potreste portare a termine per ottenere punti aggiuntivi nel senso, se voi chiedete al vostro amico di iscriversi, non consumate nulla, non pagate nulla, non vi costa nulla e comunque avreste dei punti extra che potreste uh, riscattare e ottenere roba che, che vi interessa. Anche i premi sono pochi, adesso ci sta ottenere la moderazione per un giorno, se non mi sbaglio. Sì, moderatore per un giorno con 5.000 punti, scelta del prossimo progetto con 2.000 punti e riscatto un'assegnazione con 200 punti. Vorrei aggiungere altra roba. Facciamo così. Se voi mi aiutate con uh, i redem, con. Uh, i, parlo di idee eh, di come lo potremmo sistemare. Per ogni idea che mi date su come ravvivare la chat, su come ehm, elargire questo programma dei, dei bricks e dei premi da riscattare, vi do poco più di un'ora di divisione, cioè praticamente vi do 15 punti. Se ne avete ottenuti 12 guardandomi per un'ora, 15 sono, allora, uh, 5 minuti, 5 minuti sono 13, altre 15 minuti 14, 15 sono uh, 20 minuti, quindi un'ora e 20. Ok? 80 minuti in tutto praticamente. Mi guardate per 80 minuti, ottenete 15 punti. Voi mi aiutate proponendomi uh, un, uh, un premio o un obiettivo, ottenete 15 punti. Dalla prossima volta lo troverete già in uh, Dammi punti. Intanto siamo arrivati alle 7.5. Sì, sì, direi che va più che bene anch'io. Allora, siamo arrivati alle 7.5. Quindi io vi ringrazio tutti per avermi guardato fino a questo punto. Vi do appuntamento, <coughs> <scusate>. <coughs> appuntamento al prossimo, alla prossima diretta che sarà venerdì, sempre alle 17. Vi chiedo ancora di farmi sapere, in qualsiasi modo vogliate, se vorreste raddoppiare gli appuntamenti settimanali. Del, uh, della domenica insomma ce n'è il senso quello che facciamo la domenica I minasterite eccetera quindi la rigenerazione in 3 delle vostre passioni se le vogliamo fare e guardate Alex che sta ospitando la trasmissione ti ringrazio Alex a dire la verità stavo per uh, chiudere eravamo ai saluti finali comunque ti ringrazio tantissimo per, uh, per l'host Ciao Nino, buonasera. Innanzitutto invito chiunque si sia aggiunto in questo momento uh, a mettere un, un like se siete interessati a un canale creative che porta modellazione 3D di tipo architettonico. Vi invito quindi a lasciare un like. Vi ricordo che Alex. Ha, um, ha creato, cioè ha creato, ha aderito assieme a me ad un uh, progetto di, di Creative su Discord. Quindi invito tutti quelli che vengono dalla sua live ad entrare in uh, questo canale Discord, che adesso vi linko, ve lo faccio vedere direttamente: il canale è questo creativi italiani quindi ecco qua il link innanzitutto grazie per il follow nino allora, eh, da, questo, da questo canale che vi ho scritto tramite il link, che è dove c'è anche Alex, eh, lì stiamo facendo un canale Discord di creativi italiani. Vogliamo allargare il più possibile la, la community e cercheremo di, di attirarne anche altri. Quindi, tutti quelli che sono interessati possono aderire e. Purtroppo ero ai saluti, quindi vi ringrazio tutti per avermi seguito fino a questo punto. Ringrazio Alex per l'host, ringrazio tutti uh, i visitatori che sono arrivati attraverso il suo canale uh, per essere passati, che comunque è una cosa che fa comunque piacere. E vi, vi ricordo tutti, chi, chiunque fosse interessato, sia la mia mh, chat che la chat arrivata attraverso Alex, che il prossimo appuntamento è venerdì dalle 17. Uh, dalle 17 sì ho detto bene eh, fino alle 19 e vi ringrazio tutti e quindi vi auguro una buona serata alla prossima